Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Abbiamo parlato dei circuiti per l'ipertrofia, abbiamo parlato dei circuiti per il conditioning e manca solo una forma di circuiti di cui parlare, ovvero i circuiti per la resistenza. E nel video di oggi cercherò di darvi quella che è la mia opinione su come costruire un circuito di resistenza e come sempre ne parliamo dopo la sigla. Obiettivo di un circuito di resistenza dovrebbe essere far abituare la persona a lavorare sotto lattato, sotto fatica e allo stesso tempo insegnarle, tra virgolette, a smaltire questo lattato il più rapidamente possibile. A chi è utile? Crossfitter, atleti che lavorano tanto sotto lattato, insomma, chi deve imparare a riposare continuando però lo sforzo? Un powerlifter non deve imparare, ad esempio, a recuperare mentre continua lo sforzo, quindi fa conditioning di un determinato tipo. Un atleta di CrossFit che deve fare il maggior numero di giri possibili di un determinato circuito deve imparare a recuperare durante l'esecuzione. Non si può prendere quanto vuole di recupero e poi ripartire. Se devi fare il max numero di giri in 20 minuti, devi imparare a lavorare sotto lattato. Vediamo quindi com'è possibile farlo, ma prima facciamo un breve riassunto. Allora, quando ho parlato dei circuiti per l'ipertrofia, ho detto che devono esserci dei buoni recuperi tra un esercizio e l'altro e bisogna andare a cedimento. Questo perché? Perché l'ipertrofia, come sempre, è schiava, tra virgolette, del poco buffer, spesso, e soprattutto se io tengo recuperi bassi, non recupero abbastanza tra una serie e l'altra. Quindi cosa succede? Succede che limito, ad esempio, il numero di ripetizioni o il numero di giri che posso fare, quindi un po' di recupero ci vuole. Allo stesso tempo, parlando invece dei circuiti del powerlifting, diciamo, cosa ho detto? Che le serie devono essere molto poco lattacide, devono semplicemente occuparsi di alzare, tra virgolette, il fiato per abituare la persona a avere il fiatone e a abituarsi a riportare i battiti alla frequenza normale. Quindi due obiettivi, tra virgolette, opposti. E i circuiti per la resistenza, secondo me, stanno un po' nel mezzo. Quindi, come strutturare un circuito sulla resistenza? Un classico esempio, secondo me, è il Cindy del CrossFit, il famosissimo 5 trazioni, 10 piegamenti, 15 squat, maggior numero di giri in 20 minuti. C'è anche la versione in EMOM in cui faccio 5, 10, 15 e il resto del minuto è di recupero e lo devo fare, se non sbaglio, per 20 minuti, 30 minuti, cioè portarla avanti per parecchio. Perché sono circuiti sulla resistenza? Perché da un lato hanno molto buffer. Secondo me un buon circuito, oltre che essere fatto sui multiarticolari, un circuito per la resistenza deve avere un buon buffer. Perché? Perché se io vado subito vicino al cedimento sono già pieno di lattato e riesco a fare altre tre serie. Se invece parto in stile DT con il 50% del massimo numero di ripetizioni che sono in grado di fare, o anche meno, non scenderei sotto il 30%, io riesco a portare avanti il lavoro, non accumulo tantissimo lattato in una singola serie, lo accumulo mano a mano che vado avanti, che è esattamente quello l'obiettivo, non posso partire già pieno perché altrimenti il lavoro non diventa più di resistenza. Si alternano, come sempre, i gruppi muscolari, quindi abbiamo trazioni, piegamenti, squat, quindi faccio upper body e mentre faccio il lower, l'upper recupero, quindi c'è sempre un'alternanza. Ma c'è anche un recupero in stile AMRAP o in stile EMOM, più o meno, se vogliamo fare dei buoni numeri, un recupero decente starà sui 40-30 secondi, che è il tempo di recupero secondo me ottimale quando andiamo a parlare di resistenza. Perché se recupero di più, recupero troppo, si smaltisce troppo lattato e si recupera troppo ATP. Se invece sto sui 30 secondi, sto facendo un buon circuito che va a insegnarmi a lavorare sotto molta, molta fatica, mentre ho il lattato che piano piano diventa sempre di più fino a uscirmi probabilmente dalle orecchie. I circuiti di resistenza quindi secondo me si impostano in questo modo, lontani dal cedimento, quindi un 30-50% del massimo numero di ripetizioni possibili. Sempre sui multiarticolari, che sempre i multiarticolari si alternano per gruppi muscolari, quindi una volta faccio, che so, spinta, gambe, trazioni, gambe, in pratica alterno i muscoli dell'upper body con gambe nel mezzo o viceversa, in modo che
quando una parte lavora, l'altra sta recuperando, sta smaltendo lattato, nonostante si continui ad accumularne, perché non è che se io vado a far gambe sopra automaticamente sparisce tutto, non se ne genera più. Punto importante, tempi di recupero. Tempi di recupero che vanno dai 30 ai 40 secondi massimo, se ne può fare anche di meno, ma non andrei oltre. Quindi stiamo intorno a questo range di recupero. Quanto basta per riuscire a prolungare il lavoro nel tempo? Più recupero faccio, più riesco a lavorare, ovviamente. Quanto devo lavorare? Se è un circuito dell'ipertrofia, va benissimo, secondo me, fare 3-5 giri di un circuito, perché oltre significa che stiamo usando o un carico troppo basso, o oltre 5 giri probabilmente andremo a fare così poche ripetizioni rispetto a quelle iniziali che staremo facendo qualcosa di poco utile, quindi meglio fermarsi a 3 o 5. Un circuito di resistenza deve lavorare sulla resistenza, lo dice l'obiettivo stesso, quindi almeno cercherei di fare una decina di giri. Poi appunto i circuiti come il Cindy, se non sbaglio, il record, ma record di non so chi, proprio il record massimo mai fatto è di 35 giri in 20 minuti, quindi ovvio che più divento bravo, più il mio obiettivo in questi tipi di lavori è lavorare a recuperi bassi, quindi qui non devo lavorare tanto sulle ripetizioni che faccio nel singolo esercizio, ma nelle ripetizioni complessive, fare il maggior numero di giri possibili. In un circuito di resistenza divento bravo quando appunto riesco a renderlo sempre più denso, cioè riesco a fare sempre più lavoro in sempre meno tempo. Vorrà dire che sarò stato in grado veramente di imparare a lavorare pieno di lattato e col fiatone. Questo è l'obiettivo di un circuito di resistenza. Spero di non aver detto castronerie, spero che il mio video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto su come creare un circuito di resistenza. Se avete delle domande, come sempre, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.